Cambiamo clima, andiamo all'Annunziatella di Napoli, la storica scuola militare borbonica, dove per la prima volta hanno giurato le donne. Pierangelo Maurizio. Da oggi l'Annunziatella a Napoli, la scuola dell'esercito e il più antico istituto di formazione militare d'Italia ed Europa, parla anche al femminile. Per la prima volta nei 222 anni di storia dell'ex Real Collegio Militare fondato da Ferdinando IV di Borbone, il fatidico "Lo giuro" degli allievi è stato urlato anche dalle 13 ragazze ammesse al corso. Un'occasione anche per tracciare un bilancio. Siamo particolarmente grati al governo che pure in una situazione economica come l'attuale ci dà le risorse che sono necessarie per mantenere i nostri contingenti fuori e noi continuiamo a fare il nostro dovere come sempre, con ottimi risultati direi. Appena un filo di rossetto sulle labbra, che non ha sminuito il portamento marziale, sono le prime donne a cui l'Annunziatella ha aperto le porte a settembre. Alle celebrazioni hanno preso parte i vertici dell'esercito, dal capo di Stato Maggiore generale Vallotto, ai comandanti delle scuole militari e poi il sindaco Rosa Russo Iervolino e il prefetto di Napoli. Come sempre, la consegna dello spadino è stata fatta da un allievo anziano e quella della stecca d'argento invece dai veterani del corso di mezzo secolo fa. Resterà nella storia. Napoli, gli allievi della scuola militare Nunziatella per la prima volta hanno giurato anche le donne. Il servizio di Vincenzo Perone. Dopo 222 anni dalla fondazione, un piccolo drappello di 7 ragazze con l'uniforme bianca e blu, i capelli legati, lo sguardo fiero, imbracciando lo storico moschetto, ha gridato "Lo giuro" insieme ai compagni maschi, passando alla storia per questa prima volta della scuola militare Nunziatella di Napoli, aperta anche alle donne. Le 7 ragazze, poco più che adolescenti, vestiranno, marceranno, faranno attività sportive e studieranno in classi miste insieme ai loro compagni. L'unica differenza, il pernottamento. Per loro è stata attrezzata un'ala nell'ex convento sulla collina di Pizzo Falcone. Uguale a quella maschile, ma insomma. A parte qualche taglio, che la donna è diversa, poi è uguale.